siamo sul lago Trasimeno, abbiamo da poco concluso il sopralluogo di un giardino e l'incontro con la committenza. Dopodiché non siamo subito tornati in studio, ma abbiamo speso alcune ore per visitare i luoghi limitrofi. È molto importante, infatti, conoscere il contesto anche più ampio in cui si trova il giardino, quindi assaporare l'atmosfera dei luoghi, osservare la luce a diverse ore del giorno, osservare la vegetazione spontanea, le piante autoctone. Sono tutte informazioni queste che poi saranno molto utili in fase progettuale. Sono delle linee guida di cui tener conto per realizzare un progetto che poi effettivamente sia ben riuscito. Le prossime fasi del lavoro consisteranno nel tornare in giardino e nell'effettuare un rilievo accurato. Torneremo quindi con i nostri tecnici, con il drone, andremo a rilevare l'area e quindi avremo tutti i dati che ci servono poi per il lavoro progettuale che durerà alcune settimane e sarà svolto in studio. I momenti più importanti però sono in realtà questi. È questo il momento in cui si fa la conoscenza della committenza, in cui si cerca effettivamente di capire il tipo di persona che si ha di fronte, le esigenze e soprattutto si conosce il luogo in cui si va ad operare. Quindi sono questi momenti, i momenti trascorsi non solo in giardino ma nel contesto che lo circonda, a costituire la base su cui poi andremo a sviluppare l'idea progettuale. Il progetto poi sarà reso con dei rendering, dei filmati, con dei software specialistici che mostreranno il giardino nel corso del tempo, quindi non col suo aspetto al momento della creazione, della sua realizzazione, ma con l'aspetto che il giardino avrà dopo alcuni anni. Quindi questi strumenti sono molto utili, soprattutto per far comprendere alla committenza l'aspetto del giardino a maturità. Si tratta quindi di una finestra aperta sul futuro, per cui è fondamentale utilizzare degli strumenti che ci permettano di rendere appieno o nella maniera migliore possibile il tipo di ambiente a cui vogliamo dar vita. Sicuramente conoscere nuove persone, anche conoscere nuovi luoghi, anche luoghi conosciuti come questi, ma esplorarne angoli nascosti è un aspetto molto interessante del nostro lavoro. In realtà è quello che fa del nostro lavoro un lavoro anche privilegiato, quindi trascorrere del tempo all'aperto in dei luoghi che hanno comunque il loro spirito, una loro magia, conoscere nuove persone, cercare di creare per loro un mondo in cui possano sentirsi a proprio agio, anche in cui trascorrere ore felici. Si tratta sicuramente di qualcosa che va oltre la mera professione, quindi è un privilegio, è ciò che ci spinge a fare il nostro lavoro ogni giorno. Quindi è un lavoro, ma è anche un piacere.